Ciao ragazzi, bene, è scoppiato letteralmente il Giro d'Italia. Allora, intanto novità per questo video, come potete notare ho messo la planimetria della tappa e cercherò di metterla tutti i giorni, no? Ogni volta che parlerò di una tappa del Giro lascerò la planimetria in modo da darvi un'idea di com'era la tappa. Prima tappa di montagna, oggi da Caltanissetta si è arrivati sull'Etna ed è letteralmente esploso il Giro. Che si facessero delle azioni oggi era quasi scontato, direi. Il problema è che non l'hanno fatta chi ci si aspettava. Il gruppo si è letteralmente diviso in due, c'è stata una fuga che poi non era proprio una vera e propria fuga, ma quanto proprio un vero gruppone, cioè era qualcosa come 30 persone, 30 corridori. Il gruppo Maglia Rosa era dietro e la novità è che è esploso tutto. Da questo gruppone in fuga si sono staccati un po' di persone, alla fine sono rimasti clamorosamente i due della Michelstone Scott, che tra l'altro non ho, uno sono sicuro di avere la figurina, l'altro non ne ho idea, adesso andiamo a cercarla. Sono due corridori della Michelstone Scott, mamma mia. Allora, Simon Yates, che è la nuova maglia rosa, e Esteban Chaves, che è qua, eccolo qua. Tra l'altro Esteban Chaves, io vi dico la verità, sono molto contento per Esteban Chaves, perché già 2 anni fa perse il giro con Nibali all'ultima tappa praticamente, ma dimostrò un grande senso di sportività, sorridente, quindi sono particolarmente contento perché è un ragazzo che merita tantissimo. Ovviamente oggi sorridente. Simon Yates gli ha lasciato la vittoria di tappa, e Simon Yates si è preso invece la vittoria della maglia rosa, insomma. Attenzione, perché adesso, vabbè, oggi si parlava, adesso Simon Yates ha ipotecato il giro. Non è così, non ha ipotecato niente, però sicuramente questa è una vittoria abbastanza pesante, perché comunque hanno avuto delle difficoltà molti corridori di classifica. Dumoulin ha retto, però ha fatto un po' di fatica, ha tenuto bene Pinot, ma che sono un po', hanno perso colpi sia Aru che Froome. Addirittura poi sono riusciti a rientrare, ma insomma l'idea è che sembra che non siano proprio in condizione, poi staremo a vedere. Ma non hanno dato una bella impressione né Aru né Froome. Detto questo, la tappa va dunque in bacheca con questa vittoria di Chaves, con la maglia rosa di Simon Yates. Ovviamente non cambia la maglia rosa, ma non cambia il fatto che il giro è lungo e c'è ancora tante tappe davanti a voi. Ho fatto video un pochino tardi oggi perché purtroppo avevo da fare al lavoro, quindi ho ritardato un po' il video del Giro d'Italia, ma comunque sono riuscito a farlo e sono contento. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!